rispetto della scissione, Aleggia, sul Partito Democratico, ecco, c'è questo pericolo? Ha usato l'aggettivo giusto, è proprio uno, come dire, uno spettro che si aggira, e l'aggettivo che uso è un incubo. E la dico così: io sono assolutamente contraria, perché il Partito Democratico è un partito che non appartiene ad alcuni leader che possono, come dire, tra di loro litigare. È un partito, è una forza politica che appartiene a milioni di cittadini che lo hanno votato. C'è intorno a questo incubo della scissione tantissime persone, credo la stragrande maggioranza, che chiedono uno sforzo in più a tutti, uno sforzo che deve basarsi sul dialogo, sull'ascolto delle reciproche ragioni. È un momento comunque particolare, l'affronteremo con, secondo me, con la dovuta serenità. Domenica c'è l'Assemblea Nazionale che deciderà appunto i tempi e i modi del congresso. Comunque io sono contrarissimo a ogni forma di scissione. Chiaramente la presa del governatore sul nostro territorio è senz'altro maggiore rispetto agli altri, al resto d'Italia. Poi, lo so, la gente valuterà anche le politiche che in questi anni sono state fatte da parte del governatore, sia in tema di aree vaste, sia in tema di riforma sanitaria. Aveva inoltre sollevato non poche polemiche in terra aretina un passaggio del lungo intervento del segretario del PD ed ex premier Matteo Renzi nel corso della direzione nazionale del Partito Democratico. Renzi, nel corso del suo lungo intervento, era infatti tornato sulla questione banche, riferendosi alla vecchia Banca Etruria, l'aveva definita una banchetta toscana. È stata una frase sbagliata, l'ha usata in un momento di polemica con D'Alema e con altri, però sicuramente non va bene. Ha colpito anche me, perché non sono banchette, ma sono, come del resto vediamo nel nostro territorio, banche che hanno fatto, a partire da Banca Etruria, la differenza dello sviluppo del territorio, e oltretutto siamo, come dire, dentro ad un percorso di restituzione. Io credo che, presi dalla foga della polemica politica, si può sbagliare, ma bisogna stare attenti, perché questo territorio e i cittadini meritano, come dire, un'attenzione maggiore. Il nostro segretario ha un carattere esuberante, talvolta usa anche dei termini che non sono diciamo, proprio del tutto appropriati. Chiaramente il tema di Banca Etruria è un tema particolare, penso che forse inizialmente sia stato anche un po' sottovalutato, però diciamo che con il passare del tempo sono stati apportati alcuni correttivi e spero che ne vengano apportati degli altri per cercare di rendere meno dolorosa chi ha perso delle risorse.